Ciao! Oggi vi faccio il video sui prodotti finiti degli ultimi mesi. Allora, mi piace tantissimo fare questo tipo di video perché credo che siano molto utili per far vedere soprattutto che le cose si finiscono. Allora, la prima cosa è lo shampoo Atlantide. Questo in realtà non era lo shampoo intero. Era un campioncino, vedete, quello della Lush. Un campioncino che mi aveva dato la commessa, a Roma, nel negozio di Roma. Quindi io vi dico una cosa, ho provato a chiederlo in altri Lush, volevo provare lo shampoo Godiva, però mi hanno detto che non si poteva assolutamente, spezzare. In realtà, ho la prova che non è così. Però vi dico, a me fondamentalmente, ecco, parliamo dello shampoo. A me è piaciuto questo shampoo, nonostante io abbia i capelli molto secchi, ci vorrebbe qualche cosa di un po' più idratante, ma non è tremendo, non lo ricompro perché ho i capelli troppo secchi, io ci vuole qualcosa di più, però non è tremendo, se avete i capelli secchi ma non esagerati, può andare. Poi, ho finito le spugnettine, quelle per lavarsi la faccia, acqua massage, normalissime. Anche se punterei a provare quella della Kiko e poi mi vorrei proprio prendere quelle riciclabili, quelle di cotone, insomma, lavabili, ecco. Poi ho finito il tonico della Essence, qui si vede My Skin. Io vi devo dire, mi sono trovata bene con questo tonico, a me è piaciuto. Ci sono, vi spiego, molte sento che dicono: ah no, ma per me alla fine vanno bene tutti i tonici, no? Non c'è differenza. Io vi dico, io ho la pelle che è tendenzialmente molto secca e ci sono alcuni tonici che tendono a lasciarmela unta. E quindi vi dico, questo su di me non lo fa. Poi vedete un po' poi. Poi un'altra cosa che ho finito è lo shampoo della Yves Rocher, questo qui all'avena che vi avevo fatto vedere che avevo preso, però ovviamente poi per questo vi farò una review magari un po' più approfondita, però vi dico non è male, non è tremendo. Poi ho finito l'olio al germe di grano, questo dico ah perché sono dispiaciutissima, l'olio al germe di grano dei provenzali, mi ci sono trovata molto bene, l'ho usato fino all'ultima goccia. Adesso per comprare gli oli voglio aspettare un attimo, infatti non ho ancora ricomperato nient'altro perché voglio fare un ordine completo da Aromazone in cui ordinerò oli di vario tipo. Aspetto di averne finiti e poi ci schiaffiamo un bell'ordinino. Poi mi sono dedicata un po' all'uso dei campioncini perché ne avevo un po' da parte. Quindi ho usato questo qui shampoo capelli della Bottega Verde all'argan e zuccheri d'uva bio. Vi dico, ce n'era poco dentro, ma per me era assolutamente inutile. Forse se avete i capelli un po' più corti può bastare, ma io non ho proprio. Ce n'era poco, ma non ho proprio neanche sentito l'effetto. Poi, talco liquido all'iris dell'erbolario, buonissimo, ha un odore ottimo, è veramente buonissimo, non dico altro. Poi ho finito la gelatina The Jilted Elf, che in italiano era tiragela, sempre della Lush. Non è male, eh? Io non potevo concepire un qualcosa di gelatinoso che schiumasse anche. In realtà di schiuma ne fa un bel po'. L'unica cosa, non credo che comprerò più gelatine della Elf perché mi hanno detto che dentro c'è un qualcosa che inquina veramente tanto. Ed è al secondo posto, terzo posto, deve essere sodium lauryl sulfate. Non mi ricordo. No, forse è il propilene glicol. Aspettate. Non mi ricordo esattamente, però mi hanno detto che c'è dentro qualcosa, adesso poi mi informerò meglio magari, volendo. Però mi hanno detto che c'è dentro qualcosa che è veramente, veramente molto inquinante e quindi non, insomma, uso le saponette normali, abbiamo già risolto. Poi ho finito l'esfoliante, quello. Aspettate. L'esfoliante per il viso. Lo scrub del Yves Rocher alla camomilla, mi piace tantissimo questo, mi piace tantissimo, infatti lo riprenderò. Poi ho
ho finito sempre lo scrub al corpo, ai granuli di albicocca dell'erboristica. A me piacciono molto le cose di questa marca e questo non fa eccezione. Ha dei granellini che sono veramente, non sono fastidiosi e si sente che non hanno la consistenza solita degli scrub, diciamo, un po' più chimici, no? Mi è piaciuto molto e se capita sicuramente lo riprendo. Poi ho finito, un sacco di roba. Ho finito questo che mi è dispiaciuto molto, dell'Alterra. Lozione quella, l'emulsione lavante, insomma, per il viso all'aloe, molto delicata e fa veramente un sacco bene alla pelle, ve la lascia pulita e proprio detersa, ma in modo molto delicato, bella bella. Poi ho finito, e questo era una cosa che avevo già da un po', è il fondotinta del Livre Rocher. Su questo fondotinta devo dire la verità, non è che ho chissà quante cose da dire, è che ultimamente i fondotinta liquidi, o comunque fluidi, insomma, non lo so, non mi fanno, è come se mi sentissi che non mi fanno respirare la pelle, quindi non prenderò più a priori i fondotinta, insomma, e poi liquidi, appunto. E poi questo non, diciamo, avrei qualcosa da dire riguardo al packaging, cioè è veramente scomoda questa confezione, è proprio scomodissima, perché devi entrare proprio dentro col pennello oppure insomma tirarlo fuori con le mani, è un po' bella, bella per l'amor di Dio, questa la tengo, non so che cosa ci metterò, la lavo per bene, insomma è una bella confezione da vedere, però è scomoda. Poi tre rossetti ho finito. Allora, ho finito il In the Nude della Essence, che è il numero 52, è abbastanza famoso. E vedete, proprio sono arrivata fino all'ultimo, l'ho pulito bene bene. E cosa c'è da dire su questo rossetto? L'idea di partenza è bella, nel senso che il colore è molto bello, però è molto lucido e va nelle pieghette, quindi fa un po' effetto mummia alla fine, quindi me lo mettevo sempre con qualcosa sotto che comunque andava nelle pieghette, insomma, no, non mi è piaciuto. E poi ho finito anche quest'altro rossetto sempre di Essence, che è il 5, scusate, cioè ce li avevo in sequenza, 52 e 53 questo, che è l'All About Cupcake. È inutile che provi di farvelo vedere perché tanto non mette a fuoco. All About Cupcake, questo è questo bel rosa, rosso, insomma, matte, perché non mi piacciono i rossetti perlati così. Bello il colore, però questo secondo me sbavava molto, almeno su di me, cioè bisognava dosarlo esattamente perché sennò mi tendeva sempre ad andare qui sotto. E poi ho finito questo invece che è una di collezione vecchia della Kiko, che ve lo faccio vedere solo per la confezione che ha, che secondo me è bellissima, che ha questa qui tutta dorata. Ed era un color sempre nude, ormai non si vede più, è inutile proprio lo stia a tirar fuori. Era un colore nude sul beige, molto bello. Mi è piaciuto molto questo invece ed era anche non entrava tanto nelle pieghette, ecco. E basta, questi sono tutti, è tutta la mole di roba che ho finito. Adesso provvederò a rimuovere insomma quello che si può buttare. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!